Dai, Marco, perché dici che l'intelligenza artificiale può fare cose superiori all'uomo? È l'uomo che la programma, è l'uomo che la genera, è l'uomo che la crea, quindi come fa a essere meglio dell'uomo? È impossibile, non può essere più intelligente. E invece sì, perché? Per una serie di ragioni. La prima è che noi siamo persone singole, a volte ci mettiamo insieme, mettersi insieme fa sempre un gran effetto, il pianeta lo abbiamo fatto così com'è, nel bene e nel male, mettendoci insieme, guardando il bene e tanta roba. Lo abbiamo trasformato rendendolo più comodo. Poi certo abbiamo fatto anche dei danni, ma intanto nel frattempo delle cose si è riusciti a farle, quindi insieme si fanno cose meglio, migliori. L'intelligenza artificiale riesce a mettere insieme la cultura e il sapere, lo scibile umano di milioni di persone, di anni di storia. E quindi quello che genera è il risultato di tutto questo. E questo quindi già in primo è importante da capire. Secondo, attualmente le intelligenze artificiali possono creare altre intelligenze artificiali, quindi non è detto che sia l'uomo stesso. Possono creare, grazie ai loro sistemi statistici, nuove forme. Loro riescono a programmare come a volte anche meglio di noi in alcuni casi, no? A seconda ovviamente del tipo di software e del tipo di programmazione, del tipo di linguaggio, ma sono in grado di fare cose che noi non riusciamo a fare già oggi. Cioè già oggi ci sono dei calcoli che gli umani non riescono a fare, l'intelligenza artificiale sì, quindi tutto ciò è già superato. Il punto è, ci sarà un'intelligenza diversa da quella dell'uomo, cioè ovvero la singolarità? La singolarità non è detto che arrivi. Io sono tra quelli che pensa che forse no, spero di no, non si arrivi alla singolarità. Ma tuttavia l'intelligenza artificiale generale, quindi quella che ragiona e funziona esattamente con gli stessi sistemi di apprendimento dell'uomo, quella c'è già. E quindi così come un uomo può, attraverso la conoscenza che mette insieme con anni di studio, di esperienza, produrre qualcosa di nuovo, ecco che anche l'intelligenza artificiale, mettendo insieme però questa volta la conoscenza e l'esperienza di 8 miliardi di persone, durante gli ultimi 2000 anni, anche di più, 5000 anni, capite quello che può fare. Ecco perché l'intelligenza artificiale può fare molto di più. Questo non significa ovviamente che io sia pro o contro. Nel mio libro racconto in cyberumanesimo entrambi i punti di vista, però è importante capire questo, perché così quando vi dicono ma l'intelligenza artificiale tranquilli non può superare l'uomo, dovete rispondere forse questa volta ni.